Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi riproporremo come fare i tagli da brodo vegetali e naturali. Questo video già l'aveva fatto Loredana in inglese, adesso visto che siamo tornati in Italia stiamo iniziando a rifare le nostre ricette in italiano. Quindi andremo a fare i tagli da brodo che servono spesso per insaporire i brodi, per insaporire tutti i piatti, ma a noi sinceramente quelli comprati non ci soddisfano molto, quindi ce li facciamo a casa da soli con tutti gli ingredienti naturali. Piano piano vi spiegherò il procedimento. Abbiamo bisogno di 20 g di prezzemolo fresco, 20 g di basilico, 25 g di rosmarino, 25 g di salvia, 2 cucchiai di menta, 250 g di sedano, 250 g di zucca, 5 pomodorini, un cucchiaio di curcuma in polvere, una foglia di alloro, uno spicchio d'aglio, 2 zucchine piccole o in alternativa una grande, una carota, una cipolla e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Poi il sale, ne occorrerà un terzo del peso di tutte le verdure. Quindi adesso noi metteremo tutte le verdure in una ciotola, le peseremo e vedremo quanto sale ci occorre. Andiamo ad iniziare a pesare le nostre verdure. Quindi sedano, zucca, menta, salvia, rosmarino, basilico, prezzemolo, poi un cucchiaino di curcuma, i pomodorini, cipolla, carota, ok, allora l'oro e l'aglio no, perché poi ci serviranno per fare un soffritto. Allora, il totale sono 890 grammi tutto. Quindi per il sale abbiamo arrotondato, abbiamo fatto 300 grammi. Mettiamo un cucchiaio di olio extravergine, l'aglio, la foglia di alloro, facciamo dorare tutto e poi aggiungiamo le verdure. Il nostro aglio è pronto, iniziamo a mettere le verdure. Quante belle verdure, quanti bei colori. Ecco. Adesso le facciamo appassire. Allora, dopo una decina di minuti le nostre verdure si sono appassite. Adesso aggiungiamo il sale, mescoliamo, lasciamo cuocere per un'oretta e un quarto, fino a che è tutto ben secco.
dopo un'ora le nostre letture sono asciugate e adesso le frulleremo. L'ho frullato. Quando avrò ottenuto una pasta omogenea, riaccendo il fuoco e lo lascio asciugare ancora per qualche minuto. Allora, il nostro dato è pronto, si potrebbe mettere in delle forme simili a quelle dei ghiaccioli. E io preferisco metterlo in un barattolo, lo metto in un barattolino, quando sarà raffreddato lo conserverò nel freezer e all'occorrenza ne prendo un cucchiaino e lo uso per le mie preparazioni. Siete liberi di aggiungere spezie, io uso queste, ma ognuno può scegliere altre spezie da mettere, pepe, qualsiasi altra cosa, oppure di realizzare dei veri e propri cubetti. Io ho un po' di anni che facciamo questa preparazione, abbiamo visto che ci troviamo bene col barattolo e all'occorrenza ne prendiamo un cucchiaino. Con le dosi che vi ho mostrato prima abbiamo ottenuto un barattolino e un altro po' in questo contenitore. Se vi è piaciuto il nostro video iscrivetevi al canale, condividete e se volete offrirci un caffè trovate il link nella descrizione. Grazie, ci vediamo al prossimo video.